Entrare per la porta stretta. In questa pagina di Vangelo Gesù risponde a una domanda: se sono tanti o pochi quelli che si salvano? La risposta ci sorprende, perché coloro che vengono esclusi sono prima di tutto coloro che pensavano di essere i privilegiati dell'invito a partecipare alla festa con Gesù. Si apre in questa pagina di Vangelo uno sguardo universale a ricordarci che la salvezza è offerta a tutti. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. È il cammino che porterà Gesù alla sua passione e alla sua morte in croce. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Assomiglia ad una domanda fatta solo per curiosità. Sta a significare: «Per la mia salvezza mi devo impegnare tanto o poco?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno». La porta stretta è quella per la quale occorre abbassarsi. È un richiamo a farsi piccoli per il regno di Dio. Come Dio si è umiliato fino a morire in croce, così l'uomo deve fare lo stesso cammino di abbassamento. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta. Rimanere fuori vuol dire non camminare nella carità, non abbassarsi per entrare nella porta stretta. «Signore, aprici!» Ma egli risponderà: «Non so di dove siete. Non so da dove venite». La storia personale sarà misurata dal dove veniamo. Da dove ha origine la mia vita, le mie scelte? Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Sono questo un richiamo alla predicazione e all'Eucarestia. Siamo noi quando la nostra vita va in direzione opposta a quella del Vangelo. Ma vogliamo con gli altri salvare solo le apparenze. Ma egli vi dichiarerà: «Voi, non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori». La giustizia di Dio è la misericordia. Solo se perdoniamo saremo perdonati. E se perdonati sapremo perdonare. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Dio è padre di tutti e offre a ciascuno la possibilità di incontrarlo. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. È la logica di Dio che valuta il cuore e non le apparenze. So mettermi dalla parte degli ultimi? Quali gesti di umiltà oggi Dio mi chiede? So sacrificarmi per gli altri? Qual è la mia porta stretta? Sono mai presuntuoso della mia fede rispetto agli altri? Scrivi qui sotto un tuo commento, iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Per ricevere il sussidio di Avvento trovi il link in descrizione. A domani!